Volare non è un gioco, e nessuno si metterebbe alla guida di un Boeing senza la necessaria esperienza. C'è un modo, tuttavia, per sperimentare cosa provano i piloti dei giganti dei cieli. Basta salire su un simulatore CAE utilizzato dall'Italia, che riproduce in tutto e per tutto l'aspetto e i movimenti di un Boeing 777. Con l'aiuto del comandante Roberto Barchetta, abbiamo avuto a tratti il controllo di un volo virtuale Roma-New York. Con questo bottone si va avanti. Ok. Per mantenere il centro della pista, sì, bisogna leggermente utilizzare i pedali. Io poi l'aiuterò chiaramente. Sì. Dare il motore, e qui subentra il sistema automatico. Quindi la prima parte si fa a mano, poi si spingono questi bottoncini qua, li vede, e automaticamente va a questa spinta di decollo che lui ha già impostato sul sistema. Ci hanno autorizzato al decollo, possiamo andare. Piano piano. Esatto. Mi dice lei fino a quando. Comincia a muovere. Adesso può spingere i bottoncini. Queste vanno avanti da sole. Ok. E io dirò thrust ref, toga toga, che sono i due sistemi. Ok. Adesso coi pedali cerchi di mantenere il centro della pista. Io controllerò i motori, che vadano tutto a posto. La sensibilità è estrema. Come minimo così. Movimento. Fa andare a destra o a sinistra l'aereo. Ecco, può levare la mano, sì. Rotate, può cominciare a ruotare fino a 16 gradi, anche un pochino più veloce. 16 gradi. Più forza, bravo. Ancora un po'. Siamo in volo, bisogna tirare sul carrello. Gear up! Incredibile. Ecco fatto, basta. La nostra navigazione prevede di andare a destra. Ok. Quindi deve inclinare. Piano, sta inclinando. Infatti l'aereo risponde alla perfezione. Adesso leviamo un po' di flap perché dobbiamo accelerare. Ok. Benissimo, bravo, così va bene. Adesso bene. Naturalmente noi quando dobbiamo poi affrontare un volo oggi per New York, diciamo intorno alle 10 ore e mezza, utilizziamo l'autopilota. Allora, l'utilizzo dell'autopilota ci permette di non utilizzare tutto il volo i comandi, e stare in tensione anche con i muscoli. E anche per stare più comodi i passeggeri. Come si inserisce l'autopilota? Allora, l'autopilota si inserisce con questo bottone, lo deve inserire colui che non sta portando l'aeroplano. Quindi inserisco l'autopilota. Ok. Ecco fatto. Infatti, ecco, si sta muovendo. Allora, vedete? Esatto, bravissimo. Adesso ovviamente in automatico sta prendendo la giusta rotta e sta salendo verso la quota prevista. La domanda che fanno tutti è: ma allora con l'autopilota non dovete fare niente voi? Viene da chiederselo. In realtà noi abbiamo da fare molte cose. Intanto il controllo di tutti quanti gli impianti che funzionano. Poi la navigazione, ci sono gli altri aeroplani in giro. Un'altra cosa importante è impostare la navigazione, controllare la parte meteorologica. Si può anche simulare una leggera turbolenza? Assolutamente. In questo caso, ecco, questa è la nostra rotta. Come vedete passa attraverso questo temporale. Noi naturalmente non passiamo attraverso i temporali perché non sono pericolosissimi, però comunque possono creare del ghiaccio all'interno delle grosse turbolenze. Quindi per evitare questo temporale che cosa facciamo? Prendiamo una rotta più a sinistra, andiamo per prua 270 verso ovest, mettiamo 270 su questa finestrella. Quindi a sinistra devo ruotare fino ad arrivare a 270. Bravissimo. E spingere. Si spinge questo bottoncino qui poi. Oh, ecco, questo. Perfetto, sopra. Sì. La prua che andremo a prendere è questa tratteggiata e infatti eviteremo questo temporale grosso. Infatti l'aereo si sta muovendo per seguire la rotta prestabilita. Chiaramente pur non attraversando il temporale un pochino di turbolenza c'è per forza. E la stiamo sentendo in questo momento ed è esattamente come su un volo vero, ve lo esatto. Posso assicurare. Allora, noi intanto abbiamo impostato un sentiero di avvicinamento che è inserito dentro il nostro computer. In questo momento l'autopilota sta seguendo il sistema di navigazione e stiamo andando verso l'aeroporto di New York, che sta dove vede quelle luci in là. Atterreremo sulla pista 13 left ed è uno degli atterraggi più interessanti, diciamo, che abbiamo nel nostro network.
perché è un avvicinamento in virata. Per aiutarci in questo avvicinamento in virata ci sono quelle luci che si chiamano sequence flashlight, e in realtà in gergo vengono chiamate white rabbit. Comincia una leggera virata verso l'aeroporto fino ad andare a raggiungere la sequenza di quelle luci che faremo invece in pilotaggio manuale. In okay. questo momento siamo ancora con l'autopilota. Vogliamo ancora diminuire la velocità e mettere il carrello, quindi mettiamo il carrello, leva verso il basso. Questa qui? Esatto. Quindi in questo momento, ecco, sta scendendo, ho sentito... il carrello. Sì. Per staccare l'autopilota c'è questo bottoncino qui da premere due volte. Questo sì, a destra? Questo ok. Questo. Uno, due. Benissimo, okay. Siamo senza... ok. Adesso dobbiamo seguire questa fly direct, quello che sempre dicevamo. Quello che dicevamo. E anche prima. Le luci, quindi ci aiutano le luci visivamente. Certo. Non troppo, così va bene, non di più, adesso sta risalendo okay. un pochino, no? Okay. Adesso la croce la leviamo perché dobbiamo andare troppo okay, giù, troppo giù. Okay. Perfetto, così. Ancora troppo va, un pochino più su. Su. Bene. Troppo. Non stringiamo troppo che la pista non è questa ma è quell'altra. Quindi andiamo un pochino okay. verso qui. Adesso cerchiamo l'allineamento, quindi cerchiamo di entrare in pista con le ali livellate e col giusto assetto. Perfetto, così già va benissimo. Okay. Bene. Bene così, okay. Adesso riallineiamoci sulla riga centrale. Sì, quindi leggermente a destra, ok. No. Ok, perfetto così. Dritto le okay. ali, ancora dritto a destra. Un po' più su. Perfetto, così. 40, 30, 20, 10. Oh, benissimo. Ottimo. E i freni in questo caso? È in automatico. In automatico, abbiamo detto. Quindi la potenza dei motori? La metto io all'inverso, quindi okay. nel senso dell'inverso, in modo che questa sia una reverse. Sta frenando, adesso la velocità è intorno ai 65, quindi circa 120 km orari. Stiamo diminuendo ancora di più, ci stiamo quasi fermando. Ecco fatto. Adesso inizia la parte più difficile, perché il rullaggio a New York è una cosa un po' complicata. Allora, no, diciamo bene una cosa. L'atterraggio che avete visto è stato fatto praticamente dal comandante, perché manovrare questo gigante dei cieli è veramente complicato. Ancora un pochino avanti. Ancora un po'. Vai. Ok. Perfetto. Fermo, giusto? Bene. Mettiamo il freno di parcheggio. Ok. E a questo punto abbiamo il generatore ausiliario, che si chiama EPU, e possiamo spegnere i motori. Quindi come si prendono fa? Le leve e si portano verso off. Ok, uno e due. Benissimo. Comandante, grazie mille, è stata un'esperienza a dir poco fantastica. Vai, complimenti che... e speriamo di rivederci a Benissimo. Bordo del nostro aeroplano. Assolutamente, ma da passeggero però. Va bene.